Riapre ufficialmente la biblioteca comunale di Vibo Valentia, chiusa in un primo momento per problemi infrastrutturali, quindi inserita nei beni comunali alienabili e poi oggetto di un vibrante e accorato movimento anti-chiusura formato da cittadini vibonesi e associazioni, tutti convinti che un bene così prezioso non dovesse andare perduto. È un momento molto importante, anche perché pensavamo di non potercela fare, perché abbiamo trovato veramente in condizioni indescrivibili lo stato dei luoghi e soprattutto la situazione che esisteva qui. Era un immobile che doveva essere dismesso, si trattava di un immobile che doveva essere venduto senza pensare alla storia che ha dietro di sé questo immobile, senza pensare ai numerosi ragazzi che hanno studiato in questo immobile e senza pensare al legame che esisteva tra questo immobile e la città. Noi abbiamo fatto degli sforzi sovrumani per poterci riuscire e ce l'abbiamo fatta. Il fatto che tanti cittadini si siano resi disponibili e abbiano dato una mano perché la biblioteca non chiudesse è particolarmente significativo. Sì, c'è stato un movimento spontaneo da parte di tanti cittadini, ma anche e soprattutto da parte dell'isola che non c'è, che ci ha aiutato tanto, ma soprattutto i ragazzi dell'isola che non c'è, ai quali va il mio più affettuoso abbraccio e il mio più affettuoso ringraziamento. Sono ragazzi disabili, ma che hanno una capacità di dialogo e una capacità di sentire e soprattutto una capacità di amare che nessun essere normale riesce ad avere. Veramente questi ragazzi hanno una sensibilità diversa e soprattutto hanno questa passione e quest'amore nei confronti degli altri e nei confronti della città. Per questo io sarò sempre loro grato. L'inaugurazione, impreziosita dalla relazione e dalle collezioni di Raniero Pacetti, dagli interventi dell'editore Florindo Rubettino, dell'ex assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri e dall'esibizione di un valente giovane pianista Francesco Pagnotta, è stata anche l'occasione per presentare tutte quelle che d'ora in poi saranno le iniziative che verranno intraprese per rendere vivo questo luogo. Ora si ricomincia, anche perché abbiamo intenzione non soltanto di lasciare, come dire, un immobile che non abbia una sua vita e una sua vitalità. Noi abbiamo intenzione di creare all'interno di questa struttura una serie di laboratori in maniera tale da rivitalizzare la Biblioteca Comunale di Vibo Valentia con la partecipazione di tanti giovani che sono appassionati di teatro, che sono appassionati di musica, di restauro, di tante componenti che alla fine finiscono per, come dire, per costituire il patrimonio culturale di una struttura che incomincia a risorgere.